50 milioni di euro per finanziare il primo lotto funzionale della superstrada che collegherà Novara a Vercelli, due delle città più importanti del Piemonte. Un'opera attesa da molto, che abbrevierà di almeno 20 km l'attuale percorso autostradale e di parecchi minuti quello oggi più usato lungo l'ex statale 11, rallentato dalla presenza di mezzi pesanti e dall'attraversamento di due centri urbani. Un cronoprogramma serrato. Entro marzo la provincia di Vercelli pubblicherà il bando per l'assegnazione dell'incarico per la fattibilità tecnico-finanziaria dell'opera. Precondizione per ottenere entro il 2022 l'assegno del CIPES. Nel 2023 potrà partire la progettazione definitiva dell'opera e la gara. La prima pietra è prevista entro il 2024. Per un'opera che si attendeva da tempo e che come regione noi abbiamo voluto finanziare nella progettazione, perché i primi 400.000 euro per progettarla li abbiamo messi dal bilancio regionale, ma soprattutto con una visione chiara di quello che deve essere lo sviluppo del Piemonte, abbiamo ottenuto che il governo Draghi ci desse i finanziamenti necessari. Naturalmente questo è l'inizio, ma è un inizio che tutti avremmo sognato 2 anni fa. Adesso si tratta di passare dalle parole ulteriormente ai fatti, quella di una progettazione che vedrà la provincia di Vercelli e quella di Novara realizzare le fasi progettuali in concordia con gli enti locali e trasparentemente confrontandosi con gli operatori economici, con le categorie sociali, con le categorie agricole, per capire, cuore del progetto di fattibilità tecnica economica, qual è la soluzione migliore, qual è il tracciato che rispetta al massimo l'ambiente, con però un obiettivo chiaro che la Regione ha dato. Questa volta l'opera si deve realizzare davvero, quindi tutte le migliorie e tutti i suggerimenti verranno accolti con un obiettivo principe che è quello di entro 2 anni far partire il cantiere. Ancora in fase di discussione il tracciato che comunque avrà un occhio di riguardo all'ambiente. Rassicurazioni arrivano dall'assessore regionale Matteo Marnati, che ha ribadito: c'è chi pensa che per fare il bene dell'ambiente non bisogna fare opere. Noi invece pensiamo che se vengono fatte bene le opere, possono anche portare benefici all'ambiente.